Allora, siamo con Matteo Colombi, attaccante del Casale. Allora, oggi 1-0 qui alla Tiglio Bravi con il Bra, partita decisa proprio da un tuo gol nelle fasi più concitate del primo tempo. Insomma, vi portate a casa 3 punti importanti per il vostro cammino, per l'obiettivo che ovviamente è quello di mantenere la categoria, 3 punti pesanti. Insomma, al di là del tuo gol, che poi ci arriviamo, come la giudichi la prestazione tua, ma poi anche dei tuoi compagni di squadra? Ma io credo che oggi è stata una partita maschia in cui l'abbiamo decisa con un episodio e fortunatamente a nostro favore perché nelle ultime partite purtroppo ci è andato contro. E è stata una partita dura e sono contento siamo contenti di aver portato a casa questi 3 punti che per noi erano fondamentali per la zona di classifica in cui siamo. E niente, ci terrei a dedicare questa vittoria al presidente Gaffeo che non è potuto venire perché è in quarantena purtroppo e so che quanto ci tiene a starci vicino e quindi voglio dedicare questa vittoria a lui sperando che si riprenda presto da tutti questi problemi che ci sono. Il calcio è davvero strano e a volte proprio è cattivo, no? Perché non possiamo usare termini brutti. Insomma, il Bra che ha avuto l'occasione con il rigore con Mercai, il vostro portiere è stato bravo a respingere, ribaltamento di fronte, hai fatto gol. Insomma, il massimo del cinismo era chiuso in un'azione. Esatto, sono un po' rammaricato perché 2 minuti dopo il gol potevo farne un altro, purtroppo è andata male, però vabbè, alla fine quello che conta è aver portato a casa i 3 punti, ce la siamo, non dico meritata perché è stata una partita maschia, però comunque sia abbiamo lottato. E alla fine i 3 punti alla fine li abbiamo portati a casa noi, questa è la cosa più importante. In 7 giorni avete affrontato le due seconde in classifica, no? Adesso però oggi la Castellanzese si è staccata, prima la Castellanzese domenica, oggi il Bra, già domenica scorsa avete fatto una grande prestazione, il risultato però non vi ha premiati, come siete in un buon momento? Esatto, dai, domenica scorsa purtroppo, come ripeto, gli episodi sono stati a favore della Castellazzese, però abbiamo fatto una grandissima partita. Oggi il Bra ha fatto una buona partita, quale è una grandissima squadra e anche oggi comunque ha dimostrato il suo valore, però purtroppo oggi alla fine è girata bene per noi e abbiamo portato a casa questa vittoria che era importantissima, ripeto.